L'approfondimento settimanale dedicato al mondo dei certificati. Se avete domande su questi prodotti finanziari, questo è il momento di farlo. Prontamente il nostro regista adesso vi metterà in sovraimpressione tutti i numeri di telefono, anzi in realtà ne abbiamo uno solo per gli SMS. Insomma, se volete, eccolo qua, se volete partecipare, noi siamo qui a rispondere. Anzi, Paolo Dal Negro di Unicredit è qui a rispondere. Buongiorno Paolo. Buongiorno Enrico e buongiorno ai telespettatori. Dovremmo avere anche in collegamento il nostro specialista Pietro Di Lorenzo, che mi dicono esserci in collegamento. Buongiorno Pietro. Ciao, buongiorno. Allora Pietro, dai, comincio da te. Dimmi quali sono i titoli azionari che stai monitorando. Fammi due analisi e poi andiamo a vedere se c'è qualche certificato interessante su questi. Sì, tema caldo naturalmente il settore delle banche popolari. Ah, beh. Sì, che, sì. Che sta scaldando Piazza Affari e poi parlare martedì c'è il voto in Camera, lo ricordo, l'ho appena detto, però il primo voto sulle popolari, sulla legge. Guarda, delle popolari, l'impressione che ho io è come sempre in Italia c'è sempre una sorta di resistenza al cambiamento, però sembra che ci sia una certa determinazione ad andare fino in fondo, quindi a mio modo di vedere magari con qualche limatina, con qualcosa del genere, però le banche popolari in qualche modo cambieranno la loro... Allora, su quale popolare punti te? Io Popolare Milano in primis. Ok, 0,7770 adesso la quotazione della Popolare di Milano. Il problema qual è? Ci vuole sangue freddo e, diciamo, cuore grande per entrare su un titolo che ha guadagnato quasi il 40% da inizio anno. E ha un gap enorme, tra l'altro, a metà gennaio aperto. Assolutamente sì. Quindi qual è la logica? Aspettare uno storno che ritengo sia fisiologico, o in alternativa attendere una fase di compressione della volatilità. Come sai, sì, la volatilità è ciclica, quindi dopo un'espansione ci sarà sempre una compressione. Certo. E quindi aspettare questo momento in cui i prezzi si comprimono un po' per individuare un punto d'ingresso a più basso rischio. O in alternativa avere una logica un po' più di medio termine e dici alla lunga qualcosa cambierà nell'azionariato, probabilmente verranno acquisite alcune popolari, mi gioco la storia nel tempo. Allora fammi capire, quale sarebbe il prezzo giusto secondo te su cui ipotizzare un acquisto delle popolari, dalla Popolare di Milano nel particolare? Allora, come dicevo, se la logica è di medio termine, io aspetterei anche uno storno del 6-7% e quindi pullback in area 0,70 per intervenire. Ah, 0,70 addirittura. Sì, siamo abbastanza lontani, però... Siamo a un poco più del 10%, ma sai, una notizia può cambiare lo scenario nel giro di pochi minuti, cioè viene fuori, certo, un comunicato che si ferma tutto e il titolo viene giù o va su del 10%, quindi l'importante è essere consapevoli che si sta puntando su una storia altamente volatile e quindi deve essere compatibile col proprio profilo di rischio naturalmente, però la percezione è che questa storia delle popolari si vada avanti. E quindi popolari prima storia, seconda storia è titoli energetici, il prezzo del petrolio sale. Allora aspetta dai, andiamo per ordine, andiamo a vedere un po' di certificati sulle popolari, però stando alla strategia del nostro amico Pietro, non lo so se c'è qualche prodotto che può sposare questa strategia, perché un ritorno a quota 0,70, insomma, o prendi uno short eventuale, cosa... Dici tu. Ma allora, certificati, come tu ben sai, Emeric, cercano di snaturare un po' il profilo dell'investimento, non snaturarlo, ma cambiarlo, deformarlo in una determinata maniera perché possa adattarsi anche a situazioni abbastanza più variabili, abbastanza difficili. Assolutamente. La cosa che mi piace proprio dire è proprio deformare il profilo dell'investimento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso andare a posizionarmi su un titolo, anche come in questo caso un titolo molto volatile, cercando di smorzare queste fasi di volatilità. Ci sono dei certificati che sono in grado di fare questo lavoro. Ad esempio potrebbero essere, ce ne sono più categorie, ma la prima che mi viene in mente possono essere ad esempio i top bonus, quindi dei certificati che mi danno un premio finale alla data di scadenza. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio, così vediamo tutto senza stare... Sì, mi danno questo premio finale a data di scadenza se alla data di scadenza il titolo è sopra un determinato livello. Allora, io ne vedo due sulla Popolare di Milano, sul titolo di Pietro. C'è un top bonus con la barriera 0,5742 e 0,5428. Il primo a scadenza 20.03.2015, quindi praticamente fa un mese qualche cosa...
Questo ti dà un bonus di 108, però la lettera sta a 107,14, quindi praticamente ha già fatto la sua corsa. Ha già fatto la sua corsa. Quello invece con scadenza 18-12-2015 ti dà il bonus di 112 e adesso la lettera 105,15. Quindi c'è ancora un po' di margine. Se entri nella pagina di dettaglio vedi anche quanto margine c'è, quanto siamo lontani dalla barriera, vediamo un po' di dati sul prodotto. Quindi sostanzialmente con questo certificato cosa cerco di fare? Cerco di smorzare l'attuale fase di volatilità per o meglio del titolo sottostante. Allora, andando potenziale bonus 7,05, potenziale annuo 8,21. Perché è realizzato su un periodo, un arco temporale distanza che è inferiore dalla barriera all'anno. 30,08, quindi abbastanza, c'è molto più margine rispetto all'ipotesi dello 0,70 che diceva Pietro. Beh, allora, intanto spieghiamo il funzionamento. Scadenza 18-12-2015, per incassare quei 112 di bonus a fronte di un acquisto a 105 rotti in questo momento, il titolo della Banca Popolare di Milano deve essere sopra il livello di barriera alla chiusura del 17 di dicembre. Anche se durante la vita, quindi da tutte le sedute di borsa aperte da qui alla scadenza del certificato, il titolo Banca Popolare scendesse sotto il livello di barriera, questo non mi inficia la possibilità di andare a prendere il bonus, perché la barriera è di tipo europeo, chiamiamola discreta, chiamiamola come vogliamo, ma si osserva solo alla data di scadenza. Bisogna però fare anche un altro ragionamento, che questo certificato e questa tipologia di certificati possono, diciamo, esprimere, cioè il fatto di andare a vendere la volatilità piuttosto che ad acquistarla. Sul mercato ci sono tantissimi prodotti che mi permettono di fare una cosa, acquistare volatilità, ma nei periodi di alta volatilità, come hai detto tu bene prima, la volatilità implicita, quella del momento, tende sempre prima o poi a tornare sui livelli della storica, che intorno l'ha detto Pietro, scusami, era intorno, mi sembra che sia intorno al, adesso non sul determinato titolo, ma lo vedo sul mercato, sull'indice, intorno ai 20-25 punti percentuali, sì. Quindi c'è la possibilità che la volatilità ritracci e quindi si riduca. Se io ho un prodotto che mi ha permesso di acquistarla questa volatilità, nel momento in cui si riduce, il prodotto mi scende di prezzo. I bonus invece sono, avendo delle opzioni digitali all'interno, sono il contrario, cioè mi permettono di beneficiare di una riduzione della volatilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se la volatilità sul titolo si riduce, il certificato si apprezza e questo mi permette di potermelo rivendere anche durante l'anno e forse prima della scadenza, perché è già arrivato a target. Pausa e poi partiamo col settore energetico. Allora, mi è arrivato un messaggino che non c'entra proprio con i certificati, ma riguarda un telespettatore che ha seguito con profitto le indicazioni del dottor Rendina, che è il mio specialista del Forex, su Eurotrai e EuroGPB. Dopo i target raggiunti, che fare? Vendere, intascare, prendere, portare a casa, mi sembra abbastanza logico. Va bene, dai. Pietro Di Lorenzo, stiamo parlando di energetici. Io ho Saipem caricato, non so se tu vuoi parlare Eni, Saipem, di che titolo? Mi hai letto nel pensiero, Saipem è il tema, un altro tema caldo. Ok. E se ci pensi, anche qui c'è tutta l'irrazionalità del mercato. Un mese fa vendite copiose, ad esempio il 12 gennaio è andato giù del 10%, è toccato il minimo a 7 euro. Sì. Adesso tutti ce la strappiamo di mano, quindi sta cambiando un po' il sentiment sul titolo, probabilmente 7 euro è un supporto importante al quale può ripartire un movimento significativo. Certo. Adesso siamo sul massimo annuale, per la prima volta stiamo sfiorando, anzi abbiamo superato per qualche minuto i 9 euro, che è un alto livello importante. Quindi qui per me c'è una storia che può cominciare un accumulo, e naturalmente con le relative protezioni. Allora, dammi i livelli, dai, dove cominceresti l'accumulo e dove metteresti le protezioni? Oddio, se dovessi, l'avrei già iniziato in verità un accumulo, perché i segnali già c'erano, ma si può tranquillamente iniziare anche adesso se la logica è di medio termine. Okay. Lo stop loss è molto facile da individuare, sono il livello a 7 euro, sì, che naturalmente è lontano da questi prezzi. Se la logica è di lungo termine ed è certo, tutto compatibile con un eventuale take profit che è molto lontano, addirittura potrebbe essere sui massimi a 13,50, quelli toccati a novembre. 13,50, eccoli qua. Iniziare da adesso su una storia che naturalmente anche qui
subisce la volatilità del prezzo del petrolio. Chiaro. Quindi immaginare di fare un percorso un po' sulle montagne russe, che però poi ritengo che alla fine possa portare a un risultato positivo. Okay. Allora, dai, andiamo a vedere qualcosa su Saipem, cioè, perché tra l'altro poi c'ho anche un messaggino di un telespettatore, aspetta che lo vado a recuperare. Vorrei avere delucidazioni sul certificato bonus emesso da Nichel, quindi vostro, sul sottostante titolo Saipem. Danno un bonus a 118 euro se il titolo Saipem è quotato non meno di 5,75 alla scadenza 18 dicembre 2015. Quello che vorrei sapere è cosa succede se il titolo quota meno. Grazie, Francesco. Beh, andiamo a scoprire che tipo di certificato è, perché allora, non mette Francesco l'ISIN, non ci ha messo l'ISIN, ma dovremmo riconoscerlo dal bonus. Allora, Saipem, fammi andare a cercare così almeno. Bonus, allora abbiamo detto che la barriera è 5,75, giusto? Mi pare di aver capito. 5,75, top bonus, eccolo qua. 118. Quindi 12, ci riallacciamo al discorso, qua, fatto, al discorso fatto poco fa. Allora, intanto per rispondere al telespettatore dobbiamo dire che se il titolo Saipem scendesse sotto il livello di barriera durante la vita del certificato, quindi durante l'arco di quest'anno, che è ben al di sotto dei livelli individuati da Pietro, il certificato, essendo un top bonus, non inficia la possibilità di andare a prendere il bonus. La cosa importante, come ha scritto bene nel messaggio che ha inviato, è che il titolo Saipem alla chiusura del 17 di dicembre di quest'anno. 18 è la scadenza. Ah, giusto, che noi, la data di osservazione della barriera è la chiusura del giorno prima della scadenza per le azioni italiane, quindi 17 del 12. Se il titolo Saipem è sopra il livello di barriera 5,72 rotti, il certificato mi paga 118. Se il titolo è sotto, il certificato mi paga la performance negativa del titolo Saipem dal suo strike, cioè dal valore che aveva Saipem all'emissione. Questa dovrebbe essere, vado a memoria, l'ultima emissione di top bonus fatta in un momento di alta volatilità. Abbiamo scelto quel momento apposta perché in un periodo di alta volatilità noi riusciamo a costruire il prodotto, che sia bonus cap, che sia top bonus, con un rendimento molto alto, chiaramente, e avendo preso quasi i minimi, siamo riusciti a dare una barriera che è a 5,70, quindi, come detto, abbastanza lontana dai livelli individuati da Pietro. Quindi stesso ragionamento, finisco un secondo, stesso ragionamento fatto prima, cerco di smorzare la volatilità del titolo durante l'anno, lasciandolo sfogare con eventuali sfuriate al ribasso, per poi andare a puntare sulla stabilità verso fine anno e quindi andare ad incassare il mio rendimento. Discorso inverso: se dovesse salire molto il titolo, il certificato salirà molto, come ha fatto quello di marzo, e quindi me lo potrò rivendere anche prima della scadenza, oppure in calo di volatilità mi favorirà comunque il prezzo del titolo, quindi la stabilizzazione dei prezzi mi favorirà il prezzo del certificato, e anche qui potrò magari chiudere la strategia, se sono contento la performance, prima della data di scadenza. Allora, adesso lo compri a 110,5, il bonus è a 118, quindi insomma c'è ancora un po' di margine per crescere, 7,80, 35% la distanza dalla barriera, quindi abbastanza lontano, e ci auspichiamo insomma che Saipem non scenda al di sotto dei minimi di 7 euro. Allora, qua di solito non rispondiamo a queste domande. Un certificato per scommessa a lungo termine su euro dollaro o euro sterlina? Rocco da Salerno. Rocco, di solito qua noi non scommettiamo, ma si investe. Ad ogni modo, rispondiamo, Pietro. Cosa c'è di interessante secondo te su euro sterlina, euro dollaro o euro sterlina? Innanzitutto, reputi interessante questi cambi? Sì, come dici tu, giustamente è improprio sia il termine sia, come dire, avvicinarsi. No, è improprio direi. Euro-dollaro, bisogna capire l'orizzonte temporale che hai. Se vuoi sfruttare il movimento giornaliero è un conto. Se viceversa vuoi metterti su un trend, io direi che ogni rialzo di euro è una buona opportunità per shortare, e quindi per andare sul dollaro. Ritengo che il trend ribassista sia ben definito, e quindi ogni rialzo è una buona opportunità per comprare dollari.
Viceversa, se l'orizzonte è intraday, bisogna avere grande capacità di seguire i mercati, e ritengo che questo sia un mestiere solo per i professionisti, e anche qui utilizzando le leve opportune. Va bene, siamo in chiusura, ma certificati su valute? Non ce ne sono. Noi non ne proponiamo attualmente, stiamo cercando di costruirli, è un po' di tempo a dire la verità che stiamo cercando di costruirli, per il momento non ci siamo riusciti, ma sai, per costruire un certificato, per appunto combinarne le opzioni all'interno, per riuscire a apprezzarlo, per fare il market making, serve anche a una grande banca e una grande banca con un'expertise su questo mondo come Unicredit, servono degli sviluppi, delle infrastrutture, dei sistemi nuovi, e quindi al momento non siamo ancora in grado di farlo, ci stiamo attrezzando per riuscire a farlo. Pausa e ultima parte dopo di Focus Certificates. Ultima parte di Focus Certificates, chiedo alla regia di rinnovare il numero di telefono da mettere in sovraimpressione, così questa è l'ultima parte, affrettatevi. Quant'è la capitalizzazione minima consigliata per investire sui certificati? Grazie Roberto. Non c'è una capitalizzazione minima. Ma allora, qui bisogna fare alcune osservazioni. Allora, i certificati, essendo prodotti per retail, sono quotati sul mercato SEDEX, sul mercato EuroTLX, che è un mercato puramente retail, e hanno un taglio minimo, cioè la quantità minima acquistabile, che è 1. Quindi importi molto ridotti. Se fosse un leva parliamo anche di 5 euro, i bonus parliamo di 90, 100, 110 euro. Quindi lotto minimo di negoziazione sempre a 1. Quindi posso tagliare la mia posizione come preferisco. E qui vorrei però coinvolgere anche Pietro, il quale so che è un esperto di money management. Sì. È evidente che se io ho 10.000 euro da investire, investendo 10.000 euro sul singolo certificato, commetto un errore. È un po' un tantino rischioso. Però forse la capitalizzazione, il portafoglio minimo per magari fare qualche diversificazione, questo è Pietro che ce lo potrebbe spiegare molto meglio di me. Quanto ci metti tu per gli investimenti? Guarda, in linea di principio credo che all'interno di un portafoglio il singolo strumento non debba pesare per più del 5%. Non ho capito. Che cosa vuol dire il 5%? Vuol dire che se tu incassi una perdita del 10% su quello strumento, sul portafoglio impatta per lo 0,5%, che è una perdita fastidiosa ma comunque recuperabile. Assimilabile, certo. Sì, il principio del money management è quello banale di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, e semplicemente di avere il buon senso e non legare le sorti del proprio futuro finanziario a una semplice, come dire, idea, ma avere tante idee e metterle a lavorare insieme in sinergia, nella logica che se una è sbagliata le altre ti tengono sul rendimento del portafoglio. Questo molto, diciamo, banalmente. La volatilità non si misura in termini percentuali, essa è numero adimensionale, quindi 20 sull'indice 20 e non 20%, ci segnala Gregory, i nostri telespettatori qua sono super preparati. Allora, dove può arrivare Saipem sopra i 10 euro? Velocemente, Pietro, ci può arrivare secondo te? Sì, secondo me sì, come ho detto il target che io individuo sono i massimi di novembre, che sono posizionate in area 13,50. Ok, 13,50. Mi ricordo di una domanda del nostro telespettatore che me l'ha reiterata più volte. Allora, lui sosteneva che il leva per 7 effettivamente poi non ti dessero una leva per 7, ma magari per 5, per 6. C'è qualche motivo è vero innanzitutto? Cioè, come funziona? Io aggiungerei oltre il per 5 e oltre il per 6 aggiungerei anche il per 8. Nel senso che sulla singola giornata, se io guardo l'indice e guardo il certificato, posso notare delle differenze tra la performance dell'indice e la performance del certificato moltiplicata per il suo effetto leva. Questo è dato a due fattori. Uno, il certificato, o meglio l'indice che sta sotto, perché come sappiamo bene sono gli indici che stanno sotto che hanno un effetto leva finanziaria, non chiude in concomitanza con l'indice. Chiude 5 minuti prima. Questo vuol dire che se l'indice nei 5 minuti successivi, quindi nell'asta, si muove, parte da un prezzo diverso dal quale il giorno dopo parte il certificato. O meglio, l'indice sottostante. Quindi questo mi crea una discrepanza. Ed è la prima macro osservazione che si può fare sul prodotto. Quindi se non
trovo una perfetta corrispondenza è perché semplicemente l'indice non chiude quando chiude il certificato, quindi si hanno queste discrepanze. Consiglio di andare a guardare sul sito di Borsa Italiana, ma anche sul, ad esempio, sito di Euronext per l'indice per 7, consiglio di andare a guardare il valore dell'indice sottostante, che noi tra l'altro pubblichiamo sul sito, e da lì voi vedrete che il certificato tracca perfettamente, quindi replica perfettamente l'indice. Se durante la giornata, oltre a questo fattore, si può aggiungere un altro, cioè se l'indice si è mosso e negli ultimi minuto, due minuti, non è stata realizzata la negoziazione sul certificato, il certificato riporta una performance percentuale che è sull'ultima negoziazione. Quindi è in ritardo di un paio di minuti, ma voi vedrete che la proposta del market maker in denaro lettera è allineata alla performance. Allora, sempre Greg ci riferisce, dice, Saipem è un titolo pericolosissimo, Pietro. Ora mi spiega tutta la ragione, però mi sembra un po' lunga da fare. Va bene, Pietro, dai, siamo quasi in chiusura. Grazie tante per essere stato con noi e per aver condiviso la tua operatività. Alla prossima. Ciao, grazie a te. Grazie mille. Eventi in calendario, c'è qualcosa? Siamo in chiusura. Beh, direi proprio di sì. Febbraio molto 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 ricco, e tra l'altro verso fine febbraio 21 e 28 faremo anche due eventi di sabato, quindi dando l'opportunità magari a chi non può venire durante la settimana di venire a trovarci il sabato. Una cosa che nasce nel mese di febbraio: abbiamo deciso di ogni mese ospitare una trentina di investitori nelle torri Unicredit, nel quartier generale qui di Milano, per fare degli incontri approfonditi sui certificati. E siamo al 12esimo, in realtà non siamo altissimi, però vi assicuro che il panorama non è da sottovalutare. Tra l'altro stamattina è tutto bianco, quindi è ancora meglio. Comunque, una trentina di investitori, quindi chi primo che si iscrive meglio alloggia, nel senso che dopo 30-35 persone chiudiamo le iscrizioni. Vorremmo dare una mattinata di approfondimento sul mercato e sui prodotti, quindi avremo persone della ricerca di Unicredit. Tra l'altro, per il primo evento, che è martedì 10, avremo il capo dell'Europa, della ricerca per l'Europa. Poi avremo degli strutturatori che ci spiegheranno come viene costruito il prodotto, avremo dei trader che ci spiegheranno come viene prezzato il prodotto, e poi ci saremo noi che spiegheremo le basi proprio di come funziona il prodotto. Quindi degli incontri approfonditi. Mi raccomando, guardate sul sito di Unicredit gli eventi, perché metteremo all'inizio di marzo online il prossimo evento nelle torri, l'abbiamo chiamata formazione ad alto livello, lo metteremo online e chiuderemo le iscrizioni dopo una 30-35 iscrizioni. Allora vedi che i miei telespettatori sono sempre presenti. Il nostro telespettatore è quello della leva per 7, che non rispetta la leva, ma ha riscritto, però adesso non abbiamo tempo di... Il problema grosso dei certificati è la leva sull'indice, che l'emittente non rispetta l'impegno di mantenere la leva. Questo quando i mercati sono aperti e non solo alla chiusura, ci dice. Però non ho il tempo di affrontare tutta questa cosa, però insomma la spiegazione... L'affronteremo la prossima volta, anche perché non è così. So che posso sembrare di parte, ma non è così. Entriamo nel tecnico, ma la prossima volta, e andiamo a scoprire il perché si notano queste differenze. Dai, grazie tante Paolo, è stato un piacere. Grazie a te, grazie ai telespettatori. Terminiamo l'approfondimento sui certificati, che tornerà venerdì prossimo, quindi riaffronteremo insomma tutti questi argomenti. Ora vi lascio all'aggiornamento delle news con la redazione di CNBC, poi torniamo col Forex Update e Analisi Tecnica.